una due giorni intensa tra Joppolo e Sant'Angelo Muxaro con la festa dei piccoli comuni. Sì, da 16 anni Legambiente è impegnata sul terreno della rivendicazione dei diritti dei piccoli comuni a poter non solo sopravvivere ma a rilanciare i propri territori, perché si tratta di territori che conservano delle ricchezze immense, conservano le nostre tradizioni, quindi c'è un patrimonio materiale ed immateriale che va assolutamente attenzionato e va in qualche maniera valorizzato. Noi appunto per il 16° anno consecutivo abbiamo, diciamo, indetto in tutta Italia la campagna Voler bene all'Italia, che prevede anche la festa dei piccoli, la festa nazionale dei piccoli comuni. Abbiamo quest'anno come partner Poste Italiane, che tra l'altro invierà nelle principali piazze di questa festa delle cartoline preaffrancate, e i cittadini e gli amministratori dei piccoli comuni saranno invitati a scrivere una frase, a inviare una loro richiesta al Presidente della Repubblica. In Sicilia gli eventi principali quest'anno sono proprio quelli in provincia di Agrigento. C'è praticamente quella che ormai è una tradizione consolidata del piccolo festival del cibo di strada di Joppolo Giancaxio, in cui si intreccia appunto il cibo con l'animazione musicale. Quest'anno peraltro avremo anche un momento, un lungo momento dedicato al ballo nel corso della serata, e poi c'è Sant'Angelo Muxaro invece con i suoi itinerari naturalistici e anche archeologici. Anche lì ci sarà del cibo, perché offriremo una degustazione a tutti coloro che parteciperanno, e quindi invitiamo, visto che tra l'altro il tempo sembra promettere bene, invitiamo tutti quanti a partecipare a queste due belle iniziative. Mangia e Passia, un'iniziativa che ormai si è consolidata nella tradizione di Joppolo. Sì, questa è già la quinta edizione che accoglie appunto Joppolo, si chiama appunto Mangia e Passia, e vedrà presenti nel nostro territorio, quindi nel nostro paese, diversi stand. Saranno quasi 30 anche più, non saranno solo stand di artigianato ma anche appunto di street food. Siamo entusiasti di questa iniziativa perché ogni anno vede confluire nel nostro piccolo centro diversi paesi limitrofi. È questa dimostrazione che se si vuole si può incentivare l'attività dei piccoli centri, e se si vuole non si può far sì che questi piccoli centri non si spengano totalmente. Quindi vi invitiamo a partecipare giorno 1, inizierà la manifestazione intorno alle 17 e vedrà anche degli interventi musicali, sia nel pomeriggio con la Modern Music Orchestra e poi in serata con la piccola orchestra Arcitavola Tonda, che farà ballare tutti coloro i quali parteciperanno. Anche voi partecipate a questa iniziativa dei piccoli comuni? Anche a Sant'Angelo quest'anno ha deciso di partecipare per la prima volta all'attività, alla manifestazione organizzata da Legambiente Voler bene all'Italia. Sant'Angelo, in collaborazione con la Valdicam di Pier Filippo Spoto, con la Legambiente appunto locale, ma anche con l'Associazione Nazionale delle Guide Ambientali, organizza e propone due escursioni. La prima escursione parte dalla nostra Agorala, Piazza Umberto I, alle 9 del mattino, per giungere nella stessa dopo circa 2 ore, dopo aver circumnavigato il nostro colle a piedi. Invece la seconda escursione è un'escursione più tecnica, un'escursione all'area carsica del nostro paese, denominata Vallone del Ponte, un'escursione di 1,5 km con una durata di 3 ore e 30. Colgo l'occasione per invitare tutti quanti a venire a Sant'Angelo Muxaro domenica 2 giugno alle 9 in punto in piazza Umberto I.